Vi ricordate di Mirko Brunetti, quel personaggio televisivo che tutti amiamo? Ebbene, sembra che si sia fatto un bello spavento. Un incidente domestico, niente di grave per fortuna, ma che ha destato preoccupazione tra i suoi tanti fan. E, a quanto pare, la colpa potrebbe essere della sua compagna, Perla Vatiero. Ma cosa è successo esattamente? E come sta ora Mirko? Scopriamolo insieme. Il brutto scivolone di Mirko Brunetti. Tutto è successo in un batter d'occhio. Mirko, come molti di noi, stava tranquillamente a casa sua. Ma, improvvisamente, ha perso l'equilibrio e ha fatto un brutto scivolone. Per fortuna, nonostante lo spavento, non si è fatto nulla di grave. Un bel colpo, certo, ma niente di preoccupante. Si è subito ripreso, anche se con un bel po' di dolore. Insomma, un incidente come può capitare a chiunque, ma che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. La colpa è di Perla Vatiero? E qui arriviamo al punto cruciale della questione. Perché Mirko ha perso l'equilibrio? A quanto pare, la colpa potrebbe essere di Perla Vatiero, la sua compagna. Ebbene sì, sembra che Perla avesse lasciato in giro per casa un oggetto che ha causato lo scivolone di Mirko. Una distrazione, un piccolo errore che, però, ha avuto delle conseguenze. Perla, ovviamente, si è sentita in colpa e si è subito preoccupata per il suo Mirko. Come sta ora Mirko Brunetti? Ma come sta ora Mirko? Questa è la domanda che tutti si stanno facendo. Ebbene, possiamo rassicurarvi, sta bene. Dopo lo spavento iniziale, si è ripreso e sta già tornando alla sua vita di sempre. Certo, con qualche acciacco in più, ma nulla di serio. Anche Perla, dopo lo spavento, ha tirato un sospiro di sollievo. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Ma, ovviamente, speriamo che non ci siano altri incidenti del genere in futuro.